Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi è un'occasione molto speciale perché andremo a fare un unboxing attesissimo. Infatti è finalmente arrivato il collector set di Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Non solo uno dei giochi più importanti per questo 2020 su Nintendo Switch, ma anche un'edizione a dir poco monolitica. Quindi sarà interessantissimo scoprire insieme se il contenuto di questo bestione giustifica la spesa di quasi 100 euro, di sicuro non poco, e soprattutto confrontarla con la Limited Edition del suo seguito, che in realtà è uscito qualche anno fa, perché anche quella si presentava in un'edizione decisamente fuori scala. Tra l'altro è stato anche uno dei primi unboxing che ho fatto per questo canale e quindi ci sono abbastanza affezionato, anche se andarla a rivedere oggi è abbastanza cringe. Però prima di iniziare con lo spacchettamento vero e proprio ho un annuncio da farvi. Siccome so che molti di voi sono ancora indecisi se comprare o meno Xenoblade Chronicles, ho deciso che questa sera a partire dalle 21:30 porterò in live il gioco. Sarà un'ottima occasione per iniziare insieme l'avventura di Shulk e capire se effettivamente il suo impianto di gioco può fare al caso vostro oppure no. Quindi il link ve lo lascio in descrizione, mi raccomando, vi aspetto nei commenti e inoltre, come al solito, lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi e questo genere di contenuti vi piace. Iniziamo! Ed eccoci ragazzi a quello che probabilmente verrà ricordato come l'unboxing più scomodo del secolo. Perdonatemi se i miei movimenti saranno un po' impacciati, ma come avete visto le dimensioni sono gigantesche e non è proprio semplicissima da riprendere questa collector, che si presenta con un box gigantesco e super super pesante. E sul retro possiamo già vedere tutti quanti i contenuti di questo collector set, che sono un download code della colonna sonora, la steelbook e il gioco nella sua custodia originale, un vinile contenente la colonna sonora, un mega poster e poi l'immancabile artbook. Quindi sembra un'edizione abbastanza ricca, un po' come lo era anche quella dedicata al suo seguito, e direi di non perdere ulteriore tempo e procedere allo spacchettamento del cellophane esterno. Dopo aver tolto il cellophane, vi confermo quello che vi avevo anticipato, ovvero che parte di quello che abbiamo visto è una copertina in cartone rimovibile che occupa tutto il retro e ricopre anche una linguetta inferiore abbastanza scomoda, più che altro scomoda per quando poi si espone la Collectors. Il box comunque rimane bellissimo, molto minimal, e dietro tutte le informazioni lasciano il posto ha un gigantesco kanji rosso che probabilmente indica il nome della spada di Shulk, in grado di prevedere il futuro, la Monade, o Monado, se siete americani. Aprendo la confezione, un'apertura classica, a differenza di quella di Xenoblade Chronicles 2, abbiamo subito due elementi fondamentali, ovvero la steelbook, carina, penso nelle intenzioni doveva essere olografica, non è che l'effetto renda benissimo, e riporta i due titani che si combattono, Bionis e Mekonis, che ricordiamo sono l'ambientazione stessa del mondo di gioco. Al suo interno abbiamo altri artwork con delle armature e con dei nemici, e anche il download code per la colonna sonora, o meglio per la selection della colonna sonora, ma un argomento che tratteremo in seguito. Poi c'è il gioco, che l'ho preventivamente sbustato, nella sua confezione scarna, senza nulla. Una bella key visual ricopre l'interezza della confezione interna, abbiamo la cartuccia di gioco e l'avvertenza in francese per l'epilessia. La copertina riporta tutte quante le lingue del suolo europeo, quelle maggiori coperte da Nintendo, perché ricordo che queste edizioni multilingua sono mai pensate appositamente per un territorio specifico, ma vanno ad aree geografiche. Questa è quella pensata per il suolo europeo, la versione tedesca ad esempio sarà uguale a quella francese e a quella italiana. Ma quindi è finito il contenuto della Collectors di già? Ma no, signora mia, perché togliendo la prima parte della confezione di cartone arriviamo verso l'offerta un pochino più particolare della Collectors, ovvero il vinile. Xenoblade Chronicles Definitive Edition Sound Selection. Cosa significa questo? Che non abbiamo un vinile di tutta la colonna sonora, ma semplicemente di una selezione musicale. È un po' il singolo, il CD demo. Però, il CD, il disco demo. Però, la cosa interessante è che non è un vinile standard, ma è un picture disc, ovvero un vinile con sopra un disegno. Ed è una cosa
non comunissima, molto bella da vedere, per me è bellissimo. Su entrambi i lati, dietro di nuovo c'è il kanji. Sono 12 tracce in totale, come riporta il retro della confezione del vinile. Non sono tantissime, sono 6 per lato. Per chi non lo sapesse, i vinili si dividono in lati. E probabilmente mettere una colonna sonora intera gli sarebbe costato troppo, perché avrebbero dovuto aggiungere vinili, dischi, e quindi hanno optato per la Sound Selection per mantenere i costi. Per me è un plus importante. Mi domando quanti di voi abbiano l'opportunità di riprodurre un formato del genere, pensato soltanto per collezionisti, o anche semplicemente quanti di voi abbiano mai visto un vinile dal vivo, perché ho seriamente i miei dubbi. Poi, proseguendo con l'offerta, abbiamo un mega posterone, questo veramente veramente gigantesco, per fare una citazione. Non riesco a farvelo entrare tutto quanto nell'inquadratura, è bello grande, almeno il doppio rispetto alla confezione. La key visual mi piace tantissimo, è la stessa presente all'interno della confezione del gioco, però ragazzi, un poster del genere è praticamente impossibile da appendere, perché ha le pieghe, e quindi è da stendere, è sostanzialmente impossibile, e purtroppo, almeno per quanto mi riguarda, rimarrà sempre accartocciato secondo i suoi 4 lati. È un po' un peccato, ma comunque è un bonus apprezzabile. Oh, siamo giunti alla fine di questo unboxing, ma no, attenzione! Siccome quando ero piccolo ho visto un sacco di puntate di Detective Conan, guardate un po' cosa ho scoperto, che in realtà l'offerta non è finita e abbiamo l'artbook. Gigantesco, pesantissimo, e probabilmente se la confezione pesava così tanto al 90% era a causa di questo mastodontico, monolitico libricino. Bellissimo ragazzi, pieno di spoiler, quindi cercherò di non farvi vedere troppo. Comunque la cosa che mi è piaciuta più di tutte, già gli avevo dato una sbirciatina, è che ci sono anche le storyboard. Le storyboard sono sostanzialmente gli schizzi che poi il regista seguirà per mettere in moto le scene di intermezzo. Quindi c'è veramente di tutto per quello che riguarda Xenoblade Chronicles. Il contenuto finisce veramente qui. Questa qua era la Collectors del 2. Anche questa aveva una fastidiosissima sovraccopertina in cartone, munita addirittura di alette svolazzanti ancora più fastidiose. Però i punti di contatto finivano qua, perché l'apertura era a mo' di libro. Prima bisognava togliere un'ulteriore sovraccopertina in cartone, molto bella tra l'altro, double fass. L'apertura, dicevo, era al libro, si apriva e subito veniva dato spazio all'artbook, che a questo punto non era più nascosto in fondo, ma era portato avanti come l'offerta principale. Come potete vedere, i due libri sono praticamente lo stesso formato, stessa grandezza, stesso peso, sicuramente una delle cose più apprezzabili. Il 2 poi si differenziava perché proponeva, diciamo, un più moderno CD oltre alla Steelbook, che a questo punto preferivo quella del 2, sarò sincero. Ma non è brutta quella dell'1, semplicemente non riscontra pienamente i miei gusti. Quindi secondo me questo collector set di Xenoblade Chronicles Definitive Edition è più che promosso. Sono circa 100 euro di spesa e il contenuto giustifica il sovrapprezzo rispetto all'edizione base. Certo, la cosa che mi domando è: quanti di voi potranno apprezzare un bonus come quello del vinile? È un formato a dir poco obsoleto, è bello da vedere, ma non so quanti di voi possono avere, diciamo, un po' il feticcio di questo genere di oggetto collezionabile. Per me va benissimo, sono un grandissimo appassionato di vinili, però allo stesso tempo, secondo me, ingrandisce e basta la confezione, e di cui pochi potranno trovare la reale utilità. Non che poi metterci dentro adesivi o medaglioni sia utile. Quindi non lo so, si ritorna sempre nel territorio delle collectors e quanto siano utili o meno. Da appassionato della serie e da grande amante di JRPG, nonché grandissimo stimatore del primo capitolo uscito per Switch, questa secondo me è un'edizione bellissima e rende giustizia al suo nome.
Bene ragazzi, spero che questo unboxing vi sia piaciuto. Come al solito vi aspetto nei commenti, fatemi sapere se l'edizione vi ha convinto e se ci rispendereste un centinaio di euro per questo collector set. Inoltre vi ricordo l'appuntamento per stasera dalle 21:30 in poi su Twitch, dove sarò in live per portare insieme a voi le prime ore di gioco. Secondo me sarà una bella occasione e spero di passarla insieme a quanta più gente possibile. Detto questo ragazzi, vi saluto. Io sono il Pono Michele, Collectors, ciao!